vedete come tagliandole con le misure giuste il croissant mantiene la stessa forma in tutte le sue pezzature, quindi sono anche più belli poi da servire, oltre che una cottura uniforme, perché non abbiamo pezzi più grandi e pezzi più piccoli, è anche una questione proprio di estetica del prodotto. Bene, questi sono i nostri croissant. Benvenuti a questa video lezione in cui ci occuperemo della realizzazione dei croissant in versione integrale ai cereali, proprio perché oltre alla farina integrale che utilizzeremo per la realizzazione del nostro croissant, andremo ad inserire anche una percentuale di farina di farro. Che potete sostituire. Quindi vedete, inserisco il latte all'interno della farina con dentro il mio lievito di birra sbriciolato e comincio a lavorarlo semplicemente con una spatola, fino a che non ottengo un impasto liscio ed omogeneo, piuttosto morbido, e non abbiamo un impasto consistente. Inseriremo burro e olio d'oliva. La caratteristica di questi croissant è l'inserimento dello zucchero di canna e l'utilizzo del burro tagliato con l'olio d'oliva, quindi una leggerezza maggiore del nostro prodotto. Se vogliamo, un prodotto molto più salutare rispetto al classico croissant realizzato. Quindi dimezziamo questa altezza qui che abbiamo. Possiamo anche mantenerlo intorno a un centimetro come altezza di stesura. Io preferisco stenderlo un po' di più perché mi permette di essere incorporata ancora meglio. A questo punto abbiamo realizzato il nostro polish che, mentre noi lavoravamo gli altri elementi, ha praticamente triplicato il suo volume. Abbiamo realizzato il nostro panetto e riposto in frigorifero fino all'indomani. Adesso ci dedichiamo al corpo centrale dei nostri croissant, quindi il pastello. Il pastello e inseriamo l'ultimo elemento, quindi mi raccomando, rispettiamo questi tempi di inserimento, circa 30 minuti, non dobbiamo superarli, ma non dobbiamo avere fretta di mettere dentro tutti gli ingredienti, dobbiamo dare un tempo a tutto di omogeneizzarsi bene. Io invece farò una prima piega da 3, 30 minuti circa di riposo, una seconda piega a 4 e ulteriori 30 minuti di riposo. Poi andrò a stendere il mio impasto in modo da formare un rettangolo, si rapprendono nuovamente in modo da poterli lavorare ancora meglio, perché nel frattempo l'impasto ha perso un po' di temperatura. Vedete, questa è la struttura del mio croissant. Allora, per quanto riguarda il taglio del nostro croissant, questo è tutto quello che dovete sapere. Quindi attenzione alle temperature, al riposo tra una piega e l'altra e al taglio perfetto del vostro croissant. Vediamo adesso invece. Passate abbondantemente. Questo si può fare anche con uno spruzzino, ma dovete avere uno spruzzino con un passaggio ben largo, altrimenti l'impasto non tenderà a passare. Se avete un pennello, vedete come sono belli, gonfi e dorati, non si sono aperti, non si sono seduti, soprattutto perché la lievitazione era stata fatta alle giuste temperature. Vedete come tagliandoli con le misure giuste il croissant mantiene la stessa forma in tutte le sue pezzature, quindi sono anche più belli poi da servire, oltre che una cottura uniforme, perché non abbiamo pezzi più grandi e pezzi più piccoli, è anche una questione proprio di estetica del prodotto. Bene, questi sono i nostri croissant.